Ben ritrovati e ben ritrovati dallo stadio, sono in compagnia di Elvin, mi raccomando qua sotto lascio tutti i suoi dati, ovviamente collega dell'equipe che segue molto da vicino le vicende, non solo juventine ma in generale della Serie A. Allora Elvin, tutto molto brutto, partiamo dagli aggiornamenti sugli infortunati, perché lussazione alla spalla sinistra per McKennie, frattura della prima falange, mi pare il piede sinistro, sì, di Rabiot, tempi da valutare. Juventus batte Frosinone 3-2 al fotofinish con un gran gol di Rugani da posizione molto defilata, ma si salvano esclusivamente i tre punti. Prestazione orrenda, prestazione da rivedere, atteggiamento anche da rivedere. La Juventus è passata niente di ancora essere in crisi totale, ma no, Romeo, oggi abbiamo visto qualcosa di negativo. Abbiamo visto tanto di negativo, abbiamo visto una squadra che in teoria la porta subito sui suoi binari, no? Con, sì, pronti via il gol di Vlahovic. Aperta parentesi, Dujan migliore in campo assieme allo stesso McKennie. Direi che poi ovviamente si salva Rugani per il gol, Bremer per il secondo tempo, ma gli altri una fatica tremenda. Poi però il Frosinone qua ti palleggia in faccia, non che sia una novità, perché noi abbiamo già visto più riprese come le squadre con un po' di qualità, ma in generale quelle con più coraggio, sì, comunque tendono sempre, no, a mettere la Juventus lì all'angolo e a farti andare un po' a zonzo. Però onestamente io oggi credo che i segnali siano stati profondamente negativi, perché tu vieni salvato in termini di risultato dalla prodezza di Rugani, sì, ma non puoi salvare questa performance. Cioè tu non puoi guardare alle sfide, alle prossime, contro Napoli e Atalanta, o con un atteggiamento magari, non dico essere ottimista, ma dire, cavoli, no? Siamo, ma pronti. Dopo l'1-0 ho visto una Juve quasi persa sul campo, cioè ha fatto il più duro, il gol dell'1-0, è sempre complicato far gol con questi tipi di squadre. E poi ho visto un Frosinone prendere fiducia, lasciare il pallone alla Juventus, la Juventus quando ha il pallone è in grandissima difficoltà, e ho visto dei limiti di difensiva abbastanza, cioè horror, Romeo, i due gol sono quasi impossibile da pensare, perché il primo di Cerira, ci sono 4-5 difensori nell'aria, nessuno su il marocchino. Il secondo gol, non ho parole, è quasi un gol da Football Manager, no? Non si può pensare. Io ho visto una leggerezza abbastanza inquietante questa volta, perché in un momento di difficoltà non può prendere questi gol. L'unica cosa che si salva, l'unico calciatore che davvero si salva è probabilmente Dujan Vlahovic, sì, che è giunto a quota 15 reti e 9 in 2024. Spesso criticato, vituperato, ma è col... Tra l'altro sbaglio, perché io non ho rivisto il gol di Rugani, ma mi sembra che lui la tocchi, sì, no? Sì, sì, quindi sì, anche lì decisivo, se vogliamo, per la sponda. E meno male che c'è Dujan. Meno male, ma immagini Dujan in una squadra che crea ancora di più, sarebbe facilmente a 20 gol. In un momento complicato per la sua squadra lui è presente, mi fa molto piacere, perché ha vissuto dei momenti complicatissimi, sta ritrovando mentalmente qualcosa di positivo e si vede, ha bisogno di 1-2 pallone per fare questo gol. No, è un momento positivo, ma la Juventus in questo momento non può fare senza Dujan Vlahovic. Hai la percezione che in casa Juve si sia proprio spenta la luce? Cioè io continuo a sostenere che dopo Juve-Empoli, no, sia saltato l'ambiente, e le performance continuano ad andare in quella direzione, perché oggi tu vieni salvato da Rugani, ma la performance è stata orrenda. Ma quando si parla negativamente di una vittoria, già si fa pensare, bravo, che bravo, qualcosa non va o bene, o più di qualcosa. Sì, diciamo che dopo la sconfitta, no, il pareggio, scusa, contro l'Empoli, ho visto una squadra che mentalmente ha lasciato qualcosa, perché secondo me tutti ci credevano nello scudetto, c'era questo obiettivo. Mediaticamente la Juventus ha sempre detto la Champions, l'obiettivo Champions, però era lì fino alla fine con l'Inter, dunque lo scudetto era qualcosa che animava, no, il spirito, il mondo juventino, soprattutto in un'annata dove non c'è la Champions, e
senza questo obiettivo scudetto, perché la Juventus non è più nella corsa scudetto, diventa complicatissime giocare in questi partite, perché l'obiettivo era quello, basta. Quante partite? Aiutami un pochettino con la memoria. La Juve ha vinto così nel finale. Verona, Juve-Verona. Frosinone. Questa, Frosinone un po' prima. Ah. Intendo, Salernitana. Ah, Verona, Salerno, Salernitana. Un po' di gare la Juve le ha portate a casa così. Sì. E sempre contro squadre modeste, diciamo, modeste. Sì, dove tu devi vincere, diciamo, facilmente. Dunque, questo mi lascia un po' così, Romeo, perché secondo me puoi avere difficoltà contro una squadra, e lo sport e il calcio, ma l'atteggiamento, il rispetto, perché oggi abbiamo visto un stadio pieno, e tutti hanno pagato questo biglietto non per vedere una Juventus soffrire, c'è anche il rispetto per questa maglia, e in questo momento vedo giocatori che non hanno rispetto per questa maglia, e secondo me questo lascia un po' amarezza. Sì, poi c'è anche il tema allenatore, perché continua Allegri a non toccare le corde giuste. Io dico, non guai a farsi condizionare oggi nell'analisi dal risultato. Sarebbe, a parte che, allora, è fondamentale questo successo, perché se non fosse arrivato, veramente avrebbe incominciato a rendere pericoloso il cammino Champions. Quindi benedetto Rugani da Lucca, Daniele da Lucca, e benedetto quel gol che consente alla Juve di fare una vittoria in meno per la quota Champions. Però è oggettivo constatare come Allegri anche oggi abbia presentato, per esempio, una formazione che in alcuni calciatori non hanno più nulla da dare, da dire. Ti faccio un esempio: Kostic. Un altro problema enorme, secondo me, è diventato Chiesa. Io, tu lo sai che io ho coniato l'hashtag, no? Federico Pialtri 10. Però oggi Chiesa era 4 in pagella. Oggettivamente, sì. E noi ci dobbiamo chiedere, da 4 in pagella, perché Chiesa c'è un problema suo, o perché gli chiediamo cose che Chiesa non sa fare e quindi poi si crea un cortocircuito? Questo è un altro tema, Chiesa. Oggi male. Ma un po' di due cose. Secondo me Chiesa non è messo in condizione, per lui, migliore condizione, ma oggettivamente deve fare di più. Ma io ti dico, sono d'accordissimo su Allegri. In questi momenti dove la tua squadra fa fatica, no, a andare in avanti, a avere dei risultati, deve dare un segnale. E dare un segnale in una squadra così prestigiosa è anche mettere in panchina chi non sta bene, chi non sta giocando bene. E questa scelta di far giocare Kostic, di non far giocare Alcaraz, perché comunque è stato provato nei titolare in questa settimana. Ti è piaciuto? Mi è piaciuto, ma un po' impreciso. Un po' impreciso, però premi i movimenti. C'è un giocatore che ragiona buttandosi, verticalizzando, prendendo conclusione. Cioè, apprezzo molto il suo spirito, un po' impreciso oggi, diciamo. Non è Pirlo, non è Iniesta, non è Xavi. Cioè, non è un centrocampo che ti farà tutto, ma ti porta qualcosina in più, perché in questo centrocampo attualmente alla Juventus non c'è niente. Non c'è niente, non c'è nessuno che prende il rischio, non c'è nessuno che fa, che verticalizza il gioco, non c'è nessuno che ti prendere questa decisione che potrà portare questa squadra a prendere il rischio per portare al gol. Cioè, manca di tutto, e vedere un giocatore con questo atteggiamento, con quella voglia e con quella voglia di andare in avanti, ti cambia la vita. Monsieur Elvin De Fazio, io ti ringrazio. Merci, tu risponderai. Derien, giusto? Derien. Giusto? Ho qualche ricordo, ce l'ho ancora, in qualche vacanza estiva, diciamo, in posti di qualità transalpini. Lascio qua sotto davvero tutti i link per seguire il buon Elvin, che parla un grande italiano. Complimenti a te, ottimo. E niente, Elvin, commenteremo assieme. Vieni per la partita con l'Atalanta? Purtroppo sì. Purtroppo, ecco, chiudiamola così. Purtroppo sì.